Cresce la qualità delle università italiane, 21 su 30 migliorano la loro posizione nel ranking mondiale. Spicca il Politecnico di Milano. Caterina Doglio. Nella classifica stilata da una società specializzata nell'analisi del settore universitario ci sono università italiane che addirittura guadagnano posizioni. Bologna al 180° posto, due università toscane a Pisa, la Normale e la Scuola Superiore Sant'Anna. Scende il Politecnico di Torino, sorprendente il risultato di Padova, ma a conquistare la medaglia d'oro tra le italiane per il quarto anno consecutivo è il Politecnico di Milano. Ma il grosso punto di forza dell'Ateneo è l'internazionalizzazione, l'apertura internazionale, essere parte di una rete di alleanze in tutto il mondo. Si sceglie questo Ateneo per la sua reputazione accademica e anche perché è molto apprezzata dai cercatori di teste. Insomma, chi studia qui sa che troverà lavoro. Tutti gli studenti più grandi mi hanno detto che dal punto di vista lavorativo non c'è problema, che tutti i vari incontri con le aziende vengono sempre fatti per tempo, prima ancora della laurea. Si sa che Milano, che Torino, queste sono le migliori, quindi ho scelto un po' in base a questo, anche in base alla città. All'organizzazione, il fatto che comunque ti senti abbastanza coinvolto in un sistema e i professori, cioè almeno i professori che io sono molto bravi. Le migliori del mondo sono negli Stati Uniti, il Massachusetts Institute of Technology, sul podio con Stanford e Harvard, e ora tra le prime 30 ci sono ben 10 università asiatiche. Si è aperta da pochi giorni.